Oggi è con noi in radio la dottoressa Elena Castellano. Bentrovata, dottoressa. Di Grazie, grazie dell'invito. cosa si occupa nello specifico? Ce lo dica in maniera comprensibile per chi non è nell'ambito della medicina. Ok, io sono specializzata al quarto anno in endocrinologia e malattie del metabolismo presso il reparto del dottor Borretta all'ospedale Santa Croce Carle di Cuneo. Nello specifico l'endocrinologia è un po' quella branca della medicina che si occupa di tutte le patologie che riguardano gli ormoni, appunto il metabolismo, l'osteoporosi. Mi occupo sia di clinica che di ricerca. Sappiamo che in merito al contributo scientifico che lei ha dato verrà presto premiata. Cosa ci può dire di questo? Ma le dico che questo premio, di cui siamo tutti molto onorati, si innesta su un percorso di lavoro d'equipe che dura da diversi anni. Infatti, a questo proposito, il nostro gruppo ha una produzione scientifica consolidata ed è anche centro di riferimento per la patologia che è l'iperparatiroidismo primitivo, ovviamente in collaborazione con altri specialisti dell'ospedale, quali la medicina nucleare, la diagnostica per immagini e la chirurgia. L'iperparatiroidismo è una malattia endocrina che è considerata emergente perché è sempre più frequentemente diagnosticato ed ha delle ripercussioni anche a livello osseo. In questo studio noi ci siamo concentrati sulle forme clinicamente meno severe della malattia, che sono quelle decisamente più frequenti e sono riscontrate in alcune fasce di popolazione, quali ad esempio sono le donne in postmenopausa, che ad esempio appunto vengono studiate per l'insorgenza di osteoporosi. Il riconoscimento di un iperparatiroidismo può portare a un trattamento efficace e anche risolutivo dell'osteoporosi. Infatti, la finalità dello studio era quella di individuare le modalità più appropriate di diagnostica e di gestione clinica della patologia. Io penso che questi siano gli aspetti che hanno portato poi all'interesse del comitato dell'EIS, andando poi a determinare questo prestigioso riconoscimento che onora me e riconosce l'impegno di tutto un gruppo di lavoro, come le dicevo, di molti anni. Io la ringrazio, dottoressa, le auguro di continuare il suo ottimo lavoro e un buon viaggio per quando andrà a ritirare il premio. Grazie mille, riceverete la mia cartolina da Orlando.